Ciao ragazzi e bentornati nel vostro Le Farre. Allora, dopo una fallimentare razzia andata decisamente male nella scorsa puntata, forse è il caso di andare all'insediamento, per esempio, per potenziare un po' l'insediamento, giustamente, e per andare avanti con la storia principale, perché di fatto queste razzie qua, diciamo che sono particolarmente complesse da fare. Tipo questa qua, potenza stimata 160, questa qui 90, quindi è ancora un po' altina, 90, per cui sì. Andiamo avanti con la trama, che forse è la cosa migliore da fare. Allora, vai a Grand Bridge. Uno dei tre consiglieri più fidati di Soma è un traditore. Eivor deve indagare nel Grand Bridgeshire e scoprire di chi si tratta. Traccia questa missione e andiamo da queste parti. Riciao, Daniele. Faccio le secondarie? Sì, ma con calma. Con calma. Beh, la secondaria al momento io ne ho due o tre. Nel senso, intendi fare tipo la storia di cercare gli assassini, tra virgolette, del... come cazzo si chiamano? Mi sfugge il termine, ho un lapsus. Dell'ordine? I templari, tipo? Quello intendi. Vediamo un attimo cosa possiamo fare, eventualmente. Missioni. Breve storia degli occulti. Trovo tutte le pagine, questo qua è a lungo termine. Trovo e uccidi i membri dell'ordine, è a lungo termine. Traccia questa qua. Dov'è che è sto coso che volevo andare a potenziare? Dov'è Ravensthorpe? Questo? Ah sì, eccolo qua, viaggio rapido. Ok, andiamo a potenziare qualcosa, dai. Costruiamo un pezzo del nostro accampamento, tra virgolette. Le secondarie, certo che le farò comunque, a me piace fare le secondarie. Io credo che... Sì, sei come me, sei come me. Ho capito cosa vuoi dire, ho capito. Ho capito, adesso ci provo. Ci provo a fare un po' di cosette. Vediamo. Allora. Cosa costruiamo? Punto di domanda. Allora. Vediamo. Questo qua cos'è? Elemento decorativo? Beh, questo qua non ci interessa. Questo qua è da potenziare forse. Interagisci. Il forno del regno di Tarben, il maestro del pane. Migliora il potenziamento banchetto. 25 di salute in più. Costruiamo? Sì, costruiamo, dai. Tanto serve tutto, per cui va bene così. Ok. Edificio completato, forno. Perfetto. Il forno è pronto, Tarben. E renderà più calde le nostre tavolate. Bene. Eivor, questo... ti ringrazio. Spero di poter ricambiare un giorno. Sei tra amici qui da noi. Non servirà. No, non Non è vero. servirà. Ma lo desidero, sinceramente. Voglio ricordare ciò che di buono ho ricevuto, per potermi scaldare il cuore quando la bontà si fa più rara. Ci sarebbe solo un'altra cosa, se hai un momento. C'è un mercante di grano lungo il fiume. Vorrei portarmene a casa qualche sacco, ma mi servirebbero un paio di mani in più. Ok, Tarben, ti aiuto io. Possiamo andare? Posso Sì. darti una Chi mano? Che sollievo. Non osavo chiedere a Holger. è sto Holger? Primo. Con l'espansione dell'insediamento aumenteranno i banchetti. Inizia un banchetto per ottenere un potenziamento a tempo suonando la campana della Casalunga. Va bene, andiamo al mercato con Tarben, Tarben. cosa ti ha condotto nel clan? La vostra fama. Sentivo dire di un clan che era approdato in zona, amante della guerra e dell'idromele. Ho Sì? appreso che vi eravate sistemati qui e che eravate pronti ad accogliere qualsiasi disperato che chiedesse ospitalità. E il pensiero ti attirava? Più di ogni cosa. Sono sempre stato un girovago. L'idea di sistemarmi in un campo irrequieto era un buon compromesso. Ed essendo un fornaio, sapevo di poter offrire i miei servizi. Bravissimo, dici bene. Beh, bene, bene, Daniele, bene, bene. Bene, vedremo, Ti vedremo. credevo un fornaio a prima vista. Hai l'aria di chi sa maneggiare un'ascia. Me lo dicono spesso. Che Tu non burloni. fai che cucinare, non è così? Mi è sempre piaciuto cucinare. Devo dire che me la sono sempre cavata. Ma dove non riesco ad avere un forno, accetto ogni altro tipo di lavoro. Ups. Mi piace usare le mani come posso. Ecco, abbiamo qualcosa in comune. In che senso? Ok. Bisogna vedere però se arriverà doppiata. Cioè no, no, se arriverà in Una qualche... domanda, Eivor. Vabbè, niente, dopo Tu sei un ne guerriero, un combattente, almeno a quanto ho capito. Ma se potessi non combattere, che cosa faresti? parliamo. È la domanda sbagliata.
Io posso smettere, ma se lo facessi, rinnegherei la mia natura di guerriero. Tu intendi, se dovessi smettere di combattere, cosa farei? No, mi hai già dato la risposta che cercavo. È bello che tu sappia cosa ti spinge. Non è cosa da tutti. È vero, sì. È vero. Parcheggia, parcheggia, parcheggia. Ok, esattamente così. Sì, sì, vi ho visti. Come posso... Sei tu? Che ci fai qui in merce? Acquisto grano. Ho 30 pezzi d'argento da spendere. Tutti qui con me. Bene. Beh... Prendi ciò che ti serve e vattene. Così non mi sembra molto contento. Sì, bene. E io ti saluto e ti auguro buona fortuna. Addio. Punto di domanda? Non so, si vede che c'è dell'attrito fra di loro, però non si capisce al momento. Vedremo, dai. Bella, questo qua è veramente una fetch quest, eh. Però se non altro c'è stato un po' di dialogo, che ci fa capire un po' di cosette. Va bene, dai. Magari non è finita così, mamma mia che bello che è. Mamma mia che bello. È il tuo venditore abituale. Sembrava un po' sorpreso di vederti. Credi? Beh, forse conosce qualcuno che mi somiglia. Gli omoni con la barba abbondano da queste parti, no? Direi di sì. Allora. Poi Daniele, tu hai più giocato a Genshin Impact? Vediamo cosa posso fare. Riguardo la tua domanda di prima, che cosa farei se non fossi un guerriero? Potrei chiederti lo stesso. Cuocere il pane è la tua vocazione? C'è qualcosa di male nel voler cuocere il pane? Lo facevano i romani e gli egizi prima di loro. È un bel lavoro, ma è ciò che desideri. Diciamo che la mia vocazione è nutrire le persone. Essere d'aiuto a coloro a cui tengo e che tengono a me. Mi dà gioia. In questo senso è un nobile intento. Non so se sia nobile, ma mi dà forza per alzarmi dal letto e mi dà uno scopo per il resto della giornata. Come mai? Perché non trovi contenuti? C'è qualche motivo particolare? Ti serve aiuto con il grano? Non serve, grazie. Posso fare da solo. Portalo dentro e posalo dove vuoi. Ah. Bene. È stato bello parlare con te, Tarben. Una gradita distrazione. Anche per me, Eivor. Grazie dell'aiuto. Cosa sono io? Un facchino? Maledetto, infame. Allora, questa cosa qua l'abbiamo fatta comunque. 3400 punti di esperienza per sta boiata. Beh, perfetto, direi. Eivor. Ehi, stai buona, stai buona. Vediamo un attimo. Qualcos'altro da costruire? Cosa abbiamo qua? E capanno dei cacciatori. Birreria. Dove cazzo è la stalla? Eccola là, stalla e voliera. Via via via, su su su, vediamo. Anche se purtroppo costo 430. Bene dai. Bene. Dovrei farcela. Questo qua cos'è? Bottega di tatuaggi. Oh porcaccia la miseria. Pure questo è bello però, è un po' alla volta, dai. Questa qua credo sia la stalla. Sì. Vediamo. Stalla e voliera. Vamonos. Perfetto. Ok. E quindi ti toccherebbe, diciamo, farmare in giro? Perché alla fine non è che sia... Devi fermare con il Bob, questa, no? Sì, che è una vera stalla. Cielo, guardala. Cosa posso fare qua? Leggi. Allora, alto e fiero. Un poema di Rowan. Esiste forse compagno più fedele e sincero? Quattro zampe e un gran cuore. Inver battagliero. Affronta ogni scontro col suo condottiero. La criniera nel vento. Il muso assai fiero. Beh, carina come cose. Carina. E qua? Leggi. Prima osservazione di Rowan. I Ragnarsson mi hanno sorpreso, eppure pensavo che fossero l'eccezione e non la regola. Per quanto riguarda i Norreni, eppur credo che questa gente, Sigurd ed Eivor e Dag e Randvi e gli altri,
sia degna di fiducia. Forse sono solo stanco di viaggiare, o forse l'entusiasmo di Yanli mi ha convinto, ma credo che potrei fermarmi qui. Beh, bene, dai. È carino il fatto che uno lasci in giro i suoi cosi così facilmente, eh. Monta, monta. Ma per scegliere tipo le skin del cavallo, come cazzo si fa? Parlando con lui, forse? Fammi vedere la tua roba, voglio addestrare la mia cavalcatura. Di che ti occupi qui? Raccontami di te. Diamoci all'addestramento. Ma certo. Allora, vediamo un attimo. Addestramento cavalcatura. Addestrando la tua cavalcatura potrai sbloccare nuove abilità e migliorare la tua esperienza cavallerizza. Allora, tutte le cavalcature ottengono l'abilità di nuotare. Che bomba! Addestramento e resistenza. Ok. E incrementa la salute anche. Mamma mia. Impari molto in fretta. Figata. A nuoto. Assolutamente sì. E poi forza. Incrementa la salute delle cavalcature. O la resistenza. Come? Cosa ho fatto allora io qua? A nuoto. Ah. Completato. Ok. Come si aumentano sti cosi qua? Ah, l'argento! Porca di quella trottola! Convinto che fossero i punti cavallo io per un qualche motivo. Finito. Porca miseria. Che cazzo ho fatto su? Ho capito, sì. Ho capito, Daniel, quindi fai molta fatica. Speriamo che patchino in qualche modo allora. Stalle e voliere. Presso quasi tutte le grandi città potrai trovare addestratori di animali, da cui potrai acquistare o personalizzare animali. Allora, in mio possesso, Cenerino, Hati, Caballari, Variago. No, fatemi capire un attimo, io posso prendere un maxi lupo da cavalcare, Abelardo, Gringole, Parsifal. Ok. Voliera, Sinin, Munin, Piccione, Ombre Blu, Selvaggio. L'orso mi sa che l'avevo visto. Noi mettiamo Moonin, che è stupendo. Ti serve qualcos'altro? Di che ti occupi qui? Non ricordo, cosa vendete qui? Come stalliere e guardia caccia sarò lieto di aiutarti per questioni che riguardano il cavallo o il tuo corvo. Ok, grazie, raccontami. Come di te. Come hai trovato questa affinità con i cavalli, Rowan? Anche un orso, sono quello lo... Sono stati i miei compagni sin dall'infanzia. Da ragazzo soffrivo di balbuzie e i cavalli erano gli unici a non deridere. L'avevo visto. Col tempo credo di aver imparato a comprenderli come si comprendono le persone. Ascolto cosa mi dicono e viceversa. Bene, bene, bene. Ho speso tutto l'oro che avevo, quindi non va bene. Assicurati di parlare al tuo corvo regolarmente, l'apprezzerà. Parlare con il mio corvo? Ah, ok. Guarda, vorrei anch'io un unicorno. Speriamo bene, dai, speriamo bene. Sei troppo simpatico, Daniele. No, veramente, mi fa piacere averti qua spesso e volentieri. Allora, salute, tac. E danni a distanza, ma sì, aggiudicato anche questo. Ok, qua invece ricognizione furtiva non mi piace, però prima o poi la sbloccheremo. Allora, mamma mia, che bella questa skin. Modalità fissa, vediamo un attimo cosa abbiamo qua. Birreria. Crea la birra e migliore potenziamento banchetto. Cerca dei trofei degli animali leggendari e in cambio ti daranno delle ricompense. Oppure qua a Emporio, acquista risorse oggetti unici per sbloccare la lenza. Bottega di tatuaggi, questo qua adesso ci andiamo. Cantiere. Personalizzare l'estetica della tua nave. Ok. Sta roba qua non ci interessa, vero? E dopo? Boh. Sì, ma c'è troppo zoom, cazzo. E questo? Museo. Portagli i manufatti romani e ti ricompenserà. Anche su Origins, bello, bello, perché questa cosa qua mi gasa un sacco, eh. Io direi... Sì, alla nave sicuramente ho un coso io. Colloca segnale. Alla nave ho sicuramente delle skin, credo, da applicare. Adesso andiamo, dai, che sono molto carine. Ho tipo il set Carolingio, che è molto carino da vedere, di cui avete già visto l'armatura, eccetera, eccetera. E comunque non capisco perché l'elmo spesso e volentieri si toglie da solo, eh. Boh. Dove cazzo è il simbolo qua, però, che non... Ah, questo forse? Cantiere. Costruisci.
È perfetto, Eivor. Sei davvero molto generoso. Modestamente. No, ma perché i capelli di Skrillex questa? Guarda il negozio, di chi ti occupi qui? Ricordami che cosa fate qui. Qualsiasi cosa ti serva per la nave, io e mio marito siamo lieti di aiutare. Abbiamo occhio per queste cose. Bene. Vediamo. Allora, cosa abbiamo qua? Cantiere, l'esperta costruttrice Gudrun può modificare la tua nave, a patto che tu le faccia avere il giusto schema estetico. Ritorna con nuovi schemi per sbloccare e applicare nuove personalizzazioni. Allora, scafo del clan del Corvo, scafo del clan degli esploratori, del berserker Carolingio. Ma in realtà lo scafo si vede relativamente, comunque quello del berserker è più bello, vela. Ecco, la vela è già più bella. Berserker o Carolingio? Facciamo a tema berserker, dai. Esploratori, berserker, Carolingi sono bellissimi, cazzo. Però d'altronde come fai a fare un misto, cazzo? Ecco, queste cose qua si vedono moltissimo. Esploratori, berserker, che c'è l'orso, e Carolingia. Ma è fantastica questa. Poppa. Ah, coda Carolingia. Ok, vabbè. È tutto? Questo qua purtroppo è stato un mezzo spreco. Nel senso che è molto carino esteticamente parlando, però di fatto non è assolutamente utile. E invece là, all'addestratore di cavalli, tutto sommato, aveva uno scopo, ecco. Il fatto che ci abbia appunto aumentato la resistenza e quelle menate lì. Allora, missioni. Una nuova casa qua a livello 3 è ancora distante, purtroppo. Questo qua però possiamo provare a farlo volendo. Ordine di sparizione. Vediamo qua nel mondo cosa abbiamo, ragazzi. E... concept art del giorno. Chi se ne incula? Cosa c'è qua che non capisco? Cos'è sto simbolo che non mi ricordo? Leggenda, vediamo. Non lo trovo, cazzo. Vediamo com'è fatto. Ah, quel simbolo lì. Ah, evento storia. Ah, evento storia, davvero? Ah. Cosa possiamo fare qua, altrimenti? Qualche razzia, cazzo, fattibile, tipo? Località non scoperta. Questo qua sarebbe mezza fattibile. Potenza 90, tutto sommato, dai. Questa qua è... ci distrugge. Vabbè, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti con l'evento storia e via. Questo qua. Questo qua facciamo, dai. Via. C'è il trasporto rapido qua? Eh? No. Qua c'è. Avanti. Va bene così. Bello, bello, bello. Bello. C'è un altro gioco che vorrei cominciare, però... me le vado a cercare, per cui lasciamo stare, va. Devo ancora finire Resident Evil 6, poi. Allora. 400 metri di là. C'è una barchetta qua da rubare? Un po' di argento, grazie mille. Allora, o andiamo avanti con l'evento storia, oppure facciamo questa qua di Grant Britishire del traditore. Facciamo questa. Vai, Eivor, salta. Guarda, io Control l'ho visto anche a 15 euro. Mi fa una voglia che non immagini neanche. Te lo garantisco. Anche se ero un po' titubante la prima volta che l'ho giocato, che l'ho provato più che altro. Ops. Cosa ho fatto? E niente, muoio miseramente. Ma che cazzo? Sono cretino, sì? Abbastanza, direi. Hai giocato Quantum Break? No, 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 lo conosco già. I miei dubbi erano sulla trama, non sul gameplay. Perché la trama mi sembra molto ermetica, diciamo.
Interagisci. Sa che sono di Birna. Si prepara a partire. Ai 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 ai. Si vede che ha capito che l'abbiamo scoperta. Nota sulle sacche di Birna. Non sono nobili. L'onore è solo un fastidio. Ma per la prima volta mi chiedo quale sia la cosa migliore da fare. Restare al tuo fianco con una spina del cuore o abbandonarti ma riuscire a liberarmene. Resterò. Ma solo finché avrai bisogno di me. E che significa secondo voi? Queste sacche sono di Birna. Si prepara a partire. Sì, ho capito, va bene. E questa? Ehi tu, hai visto qualcosa di strano a Grantbridge prima dell'attacco? No, sono stata nella casa lunga a bere con Birna e i suoi uomini tutta la sera. Davvero una grande bevitrice. Bene. Da me non otterrete niente. Niente, ho detto. Gli insetti come te non striscerebbero fuori dalla mela, se Wicker, se si parla. È successo qualcosa? No, cosa fai? Missat al Switz? Among Us a 3,19€ per la precisione. Fosse stata 3€ tondi tondi, ti giuro ci avrei fatto un pensierino. No, non è per quello, è parte di scherzi. Dai, adesso non facciamo i buffoni. Ascolta, Eivor, cazzo. Problemi hai? Sì, ma noi di fatto stiamo rubando, Stiamo rubando senza particolari scrupoli qua. Cioè, siamo in casa degli altri, prendiamo le scorte. Che storia è? Calati. Allora. Ma, Bala, smetti di arrampicarti dappertutto? Dove cazzo è? Ah, qua? Di dietro? Ah! Che sciocco che sono. Vabbè, il serpentone qua no, Runa minore della pioggia, runa per armatura, minerali di ferro, cuoio, va bene? Mamma mia, quante cose ci sono da prendere in giro, ragazzi? Quante cose ci sono? Devo ancora scaricare BlueStacks, sai? Diario di Soma. Ieri è stata una notte di festeggiamenti. Abbiamo bevuto senza limiti, riso e raccontato le storie delle battaglie affrontate. Abbiamo deriso Wigmund e i rammolliti che lui chiama Armata. Ho provato orgoglio, gioia, sollievo. Per un momento è stato come se non ce ne fossimo mai andati. L'odore della casa lunga, lo scoppiettio del fuoco, era tutto perfetto, ma poi non più. Il sorriso si è trasformato in broncio. La mascella si è serrata, ho pensato di nuovo al sangue. Qui c'è un traditore. Qualcuno che ha aiutato Wigmund a lasciare la città. Qualcuno che non vuole porre fine alla guerra, ma farla proseguire. Non sarà perdonato. Chi segue Wigmund in vita lo farò anche nella morte. Lo farà anche nella morte. Super Meat Boy, io credo di averlo, ma non sono sicuro. Non mi ricordo. Altri oggetti da prendere, imboscati da qualche parte? Frecce, vabbè, prendiamole che non si sa mai. Ok. Questo qua chi è che è rosso? Ah! Ehi, il piano ha funzionato. Uno dei capitani di Wigmund. L'abbiamo preso vicino a Duroli Ponte. Ricordatevi, non dovete ucciderlo. Divertitevi. Io penserò alla prossima mossa nella casa lunga. Oi oi oi. Oh, povero piccolo, dove si nasconde il tuo paparino? Pagani senza Dio. Grantbridge è un feudo di Lord Wigmund di Walden. La città è sua di diritto. Tenero soldatino. Non sa ciò che i pagani fanno ai cristiani come lui. Non l'hanno informato, pare. Può scoprirlo da noi. Guarda che mani carnose. Potremmo farci un paio di guanti.
E il suo cuore? Quanto peserà il cuore di un tale omaccione? Tanto da sfamarci una famiglia. Cazzo. Tagliamogli la gola e irrighiamo i frutteti col suo sangue. Buon Dio, no, 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 è sull'isola di Ili. Wigmund è nel monastero, lo giuro. Pensavo che ci sarebbero volute ore. Leghiamolo e lasciamolo ammarcire. No, poverino. Porci danesi, il mio signore vi spazzerà via, tutti quanti. Che Dio abbia pietà. Oh. Questa serpe stava per lanciare una maledizione. Un rischio da non correre. I cristiani non maledicono. E quindi? Wigmund è sull'isola di Ili. Dirò a Soma ciò che sappiamo. Capita. Parla con Soma. Possiamo depredare... Diamo anche a questo una degna sepoltura, come al solito. Ma no, qua... Io intendevo tipo... Sul fuoco. Ce la facciamo, vediamo. Ok. Facciamo una foto ricordo. Tac. Benissimo. Allora. Parliamo con Soma. Dopo guarda allora, ok. Eivor, cosa aveva da dirci il tirapiedi di Wigmund? Wigmund è al monastero dell'isola di Ili. Nascosto tra i topi di chiesa. Devo pianificare l'attacco, ma non lo potrò affrontare finché avrò un traditore sotto il mio tetto. Dunque, cosa hai scoperto? Ecco ciò che so. So chi voglio accusare. Ecco ciò che so. Su Birna. Hai l'amore di Birna. È innamorata di te. L'amore non corrisposto è imprevedibile. Birna è sempre stata imprevedibile. Ma è una guerriera matura. Non si lascia trasportare dalle emozioni. Birna stava bevendo prima dell'attacco. Birna stava bevendo nella casa lunga quando è iniziato l'attacco. Ci sono testimoni. Non è tipico di chi si aspetta un attacco. Birna era una contrabbandiera. Birna viveva di contrabbando. Una vita senza onore. C'è dell'onore anche nei più disperati. I danesi lo sanno meglio di tutti. Birna era pronta a partire. Birna si preparava a viaggiare la notte dell'attacco. Pensi che volesse abbandonarci? Sono certo che se ne volesse andare. Torna agli altri sospettati. Su Leaf. Leaf è invidioso di te. Leaf voleva diventare Jarl. Essere al tuo posto. Leaf ha un posto d'onore tra quelli del mio clan. È un costruttore senza pari e sa che glielo riconosco. Non piace come guidi il clan. Leaf non approva come governi la città. La città è fiorita grazie a me e le sue navi ne hanno più che beneficiato. A Leaf è stata rubata della pittura gialla. Il giallo è difficile da creare. Era furente quando ha scoperto il furto. C'era un secchio che conteneva pittura gialla accanto alla rampa di una nave. Il giallo era un riferimento per gli assalitori. Uno strano momento per tinteggiare. Ma è il suo lavoro, no? Cazzo, e quindi? Galin dà estrema importanza alle sue visioni. Ne è ossessionato. Le visioni sono come nubi. Hanno significati diversi a seconda di chi guarda. Per Galin sono molto importanti. Galin mi ha detto che l'hai trovato in punto di morte e l'hai salvato. Sì, pensavano tutti che fosse maledetto. Era a largo, alla deriva. Ma tutti meritiamo un nuovo approdo, non credi? Una lettera che ho trovato parla di una nave gialla. Ho trovato un messaggio indirizzato alle forze sassoni. Dice di non attaccare le navi dipinte di giallo. Non c'è giallo sulle nostre navi, a eccezione di piccoli dettagli. Se c'è una nave gialla nelle paludi, devo saperlo. Ho trovato diverse orme vicino al tunnel. E l'apertura era segnalata da un marchio giallo. Chiunque ti abbia tradita, ne ha marchiato di giallo l'ingresso. E ha aperto la via ai sassoni.
Devo ancora capirlo. Certo. Sentiti libero di esplorare la contea e parla liberamente con tutti. Pensi di poter bere con il migliore? Porca miseria, non è mica facile. Non è mica facile, mi ricorda molto la quest di The Witcher 1, cazzo. Non è per niente facile. C'è qualcun altro con cui parlare per caso? Sinin, guidami. C'è qualcosa. Cos'è? Cos'è? Vediamo. Intanto prendiamo questo, ovviamente. L'azione al massimo. Ah, ok. Hai visto qualcosa di strano la notte dell'attacco? Ora che ci penso, ho notato che una delle navi non era al suo solito posto. Era ancorata più a nord, sulla riva. In che punto? A nord-est di qui, lungo la riva. È stato qualche giorno fa. Forse ora non c'è più. Nuove informazioni. Vediamo un attimo. Quali sono le nuove informazioni? Che non ho capito. Boh. Allora, il discorso The Witcher è un po' complesso. Della serie che io avevo iniziato a giocare al primo, pesantemente moddato, era molto bello da vedere, Danese ricercato per assassino, un uomo che pare chiamarsi Egil il Corvo, fornicatore infranto diverse leggi, derubando e uccidendo molti danesi innocenti che intendevano commerciare con lui. È alto e minaccioso ed è ricercato secondo la legge danese, l'autorità di Alfred e i precetti di Dio. Othwis, intendente di contea. E il problema è che mi si era tipo buggato e l'avevo droppato. L'avevo giocato non tantissimo, tipo una decina di ore, 10-12 ore. Per cui sì, sarebbe fattibile. Il problema è che non credo che qualcuno lo guarderebbe. Per cui non sarei molto propenso, diciamo, ecco, a farlo vedere. Tutto qua. Tutto qua. Ma io non ho capito. 100 metri, 100 metri. Vediamo, cosa c'è qua a 80 metri? Forse un altro... degli altri indizi? Vediamo. Raccogli lampone, ok. Ma non sono le cose di prima che ho già guardato, no? Buona mia impressione. Birna. Beh, non sembri il solito raggio di sole che conosco. Qualcosa ti turba? Eh sì. Vorrei farti alcune domande su... Ho qualche domanda per te. Tu ami Soma. Deve essere una sofferenza ricevere ordini da colei che ami, ma non ti ricambia. A volte il dolore è grande. Devo premermi la mano sul petto ed evitare che il cuore si gonfi di tristezza. Un tempo era una contrabbandiera. Eri una contrabbandiera. Non eri certo una persona affidabile. E il cielo è blu, quale sorpresa. Sono un opportunista. Vedo un'occasione e la colgo. Finora Soma ne ha giovato. Sa chi sono e sa chi ero. Ma si fida di me. Chi meglio di me sa distinguere la verità dalla menzogna? Ok. Ho visto che hai raccolto le tue cose per un viaggio. Volevi andartene? Se avessi tradito la città me ne sarei già andata, non trovi? No, sono rimasta. Perché preferisco spezzarmi il cuore vicino a Soma, piuttosto che agognarla da lontano. Ha senso. Ho trovato una lettera che avverte i sassoni di non attaccare le navi gialle. Non abbiamo navi dipinte di giallo, non credo. Cos'è successo quella notte? Regnava la pace. Era una tranquilla notte di nebbia. Poi, tutto intorno ho visto i sassoni e ho sentito Soma ruggire come un orso. Quando ho ordinato la ritirata, siamo corsi alle navi per poi riorganizzarci nelle paludi. È stata una vera e propria imboscata. Ok. Vinci sfide di rime, porca di quella trottola. Grantbridge non è caduta per caso. Qualcuno ha mostrato ai sassoni il tunnel. Non importa. Lascia perdere. Ora devo andare. Adesso devo andare. Ai. Ma queste sfide di rime, cazzo, dove sono? Queste sacche sono Kirn. Si prepara. Dove sono le sfide di rime, porcaccia zozza? Io vorrei farle, ma non si può. 150 metri di qua, vediamo. Questo qua è un indizio, sentiamo. Hai
visto qualcosa la notte dell'attacco? Solo Leaf. Combatteva con coraggio. Sai che Leaf incide dei versi su tutte le sue navi? È un artigiano, oltre che un poeta. Dove sono ora le navi? Perse nelle nebbie delle Fellens, purtroppo. Se potessi riprenderle, lo farei. Restituirgli le sue opere lo farebbe felice. Certamente. Abbi cura di te. Sembrava sincera. Eivor, ma che cazzo stai facendo? Scendi, dai. Corri bene come si deve, dai, su. Altri indizi qua. Ah, non è più finita sta questa, eh. Oh. Però è bella. Salute. Hai visto qualcosa di strano la notte dell'attacco? Ho visto qualcuno correre fuori da Grant Bridge verso la riva poco prima dell'attacco. Era troppo buio per riconoscerlo. Molto sospetta come cosa. Questo qui sarà a casa di uno degli altri consiglieri. Ecco, vediamo un attimo. Interpretazione della visione di Galin. Uroboro sullo scudo di lei. Leone sui vessilli di lui. La montagna. Una vetta non basta per due persone. Uno deve cadere. Opale, boh. Eivor, che sorpresa. Vorrei farti alcune domande. Stavo pensando. Cosa significa la tua visione su Soma? Le visioni che hai avuto riguardo a te e Soma, come le interpreti? Una domanda profonda. Credo mi suggeriscano che Soma mi renderà grande, tra molte difficoltà, che è legata al mio destino. Perché vagavi in fin di vita? Perché Soma ti ha trovato in punto di morte. Lasciai il mio clan per seguire la visione. Non ricordo molto. Le piante sacre mi hanno consumato la memoria. Avevo fame di visioni. Forse tu non lo capisci, ma Soma sa. Sa che gli dèi hanno un piano per me e che dobbiamo seguirlo ad ogni costo. Ho trovato una lettera di Wigmund ai Sassoni. Diceva di non attaccare le navi tinte di giallo. Strano. Solo lì fa gli strumenti per modificare il colore delle nostre navi. Dovresti chiedere a lui. O qualcuno vuole incastrarlo? Oppure veramente Leaf, ma mi pare strano. Hai visto qualcosa di strano durante l'attacco? Sì. Ho visto i Sassoni apparire nel cuore di Grant Bridge come per magia. Un'anguilla alata è meno strana. Ho combattuto seminudo fin quasi alla morte, per due notti. Tu sai com'è finita. Ero preda dei lupi. Sì, anche questo è vero. Galen. Qualcuno ha fatto arrivare i Sassoni dal tunnel segreto di Grant Bridge. Non importa. Per il momento abbiamo abbastanza indizi, anche se vorrei vincere le sfide di carisma, cazzo, come cazzo si fa? Metri di qua, vediamo se abbiamo altri indizi. Bella questa quest però, cacchio. Bella. Smonta Pirlone. Ah, ma aspetta un attimo però. Ho capito. Continua ad indicarmi i personaggi con cui interagire, ma sono sempre gli stessi però. Infatti qua abbiamo ancora Birna. Là abbiamo Pinco Palla. E dove cazzo è Leaf allora? Vediamo un attimo. Aiutami. Sì, sarai i miei occhi, ok. Sì, vabbè, ho capito, ma non si vedono neanche le cose. Non si vedono neanche i punti di interesse blu qua. Perché? Mamma mia, che inculata. Ma è una roba stupida, cazzo. Una roba stupida. Cosa abbiamo qua? Ah, l'adrenalina, ok. Dormi. Cioè, boh, perché rendere tutto così complicato? Non potevano metterli sulla mappa. Boh. Questo qua è che c'è una sfida di rima, vediamo. Però non sono sicuro in realtà.
Tu, danese, avvicinati, forza. Cosa vuoi? Hai l'aria di chi sa combattere. Ma oserai affrontare la più grande battaglia della tua vita? Sì. Di cosa parli? Parlo di un agghiacciante e mostruoso potere incorporeo, il cui nome evoca terrore ovunque. Fergal, il senza volto. Il più terribile canzonatore del Grant Bridgeshire. Ah, beh, che paura. Rime, tutto qui? Fergal, il senza volto, ha fatto ricredere molti scettici. Oserai sfidarlo? Affronterò il senza volto. D'accordo, affronterò il senza volto. Dai. Mio Dio! Sei più coraggioso di tanti altri. O forse più folle. Vieni, ti darò una chiave. Addirittura. Con questa potrai aprire il covo di Fergal, che vedi qui innanzi a te. È una casa. No, oh no, questo è un luogo da incubo. Un abisso di morte a cui ben pochi sono sfuggiti. A rime, sfuggiti a rime. Va, va ora, e che Dio ti protegga. Sì, ok, vediamo. Che paura. Mi raccomando, ragazzi, aiutatemi a vincere le rime. Siediti. Una nuova vittima. Chi osa sfidare la potenza di Fergal il senza volto? Eivor, del clan del Corvo. Eivor del clan del Corvo, il mio prossimo pasto. Sei pronto a essere sventrato dalle mie parole? Credo che sopravvivrò. Sono Fergal, possente, e volto non ho. Ma tu sì, e sei brutto, e debole, e sei anche un gran codardo. E non vuoi affrontarmi per la paura, mi sembra evidente. Scusa, hai iniziato? Sì, certo. Ho detto che non vuoi affrontarmi per la paura. Ma non sai cos'è il ritmo né la misura. Per vincere qui devi avere più cura. Ora impara da me, la mia arte è matura. Ma non sai cos'è il ritmo né la misura. Ah, pensi di poter vincere con le rime? Beh, se ti piace rimare mi dovrai ascoltare. Tu hai troppa boria. Le mie rime fanno storia. Non fare baldoria. Io voglio la vittoria. Io non mi abbatto e combatto. E tu sei un misfatto, brutta faccia di ratto. Puoi dire ciò che vuoi, ma tanto ribatto. Ogni tuo tentativo mi sembra inadatto. Il tuo verso rimane comunque mal fatto. Il tuo verso rimane comunque mal fatto. Hai commesso un terribile errore. Preparati per il colpo di grazia. Sono il re del canzonare. Non puoi sbagliare. Qui io dimoro. Sono forte come un toro. E tra poco ti assaporo. Ti mostrerò la mia abilità. E la tua anima mia sarà con la mia abilità. Non credo che mi sconfiggerai. Non sei un gran canzonatore, Fergal. Ora puoi anche fermarti, abbiamo finito. Non ho più voglia di perdere tempo. Facciamo finire questa assurdità. Tu? Beh, io... Solo un attimo. Io... Ma devo pensare. Dammi tempo. Sei Fergal il senza volto o il senza parole? No! Preparati! Il colpo di grazia arriva! Fergal, sei là? Boh. Tutto molto strano. Carisma. Vincendo le sfide di rime aumenterai il livello del carisma e potrai sbloccare speciali opzioni di dialogo in alcune situazioni. Puoi trovare le sfide in rima delle... Boh, vabbè, ok. Comunque ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta, per cui... Posso andare finalmente a parlare con gli altri, sapendo che mi diranno qualcosa in più stavolta, eh. Allora, una è di qua. Qua c'è Birna, vero? Vediamo. Birna, Birna, Birna. Dove stai? Scatta, Eivor, dai.
Fatto anche rima. Ok. Più veloce, più veloce. Ma è Galin questo. Ho sbagliato casa. Allora, sto cercando un traditore. Forse puoi aiutarmi. Sto cercando di capire chi ha tradito Soma. Forse potresti aiutarmi. Vorrei poterlo fare. La notte dell'attacco stavo meditando sulla riva, lontano da occhi invadenti. Ero solo quella notte. E prima che arrivassero i sassoni, non ho notato nulla di strano. Spero ti basti. Ok. In realtà non mi basta, però ci proviamo. 180 metri, 140 metri. Allora mi sa che uno di questi due qua è Birna. E l'altro invece è l'altro, con cui non ho ancora parlato, per cui vediamo un attimo. Questo qua è Birna, mi sa. Vediamo, vediamo, vediamo. Oppure Birna è quell'altro. No, 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 no. Questo è Birna e quell'altro è... Leaf. Leaf. Birna. Dai, perché non viene fuori parla? Mamma mia. Troppo vicino ero. Vabbè. Sei tornato, raggio di sole? Sì. Qualcuno in città ha guidato i sassoni nel tunnel della Casalunga. Quando hanno attaccato, tu dov'eri? A bere con i miei guerrieri nella Casalunga. Quando sono arrivati i sassoni, li ho affrontati. Non avrei potuto mostrare il tunnel a nessuno. Non sono mai rimasta sola. Allora, sul fatto che stesse bevendo è vero, perché effettivamente l'ha confermato qualcun altro. Anche se in realtà potrebbe essere qualche testimone corrotto, però va bene, dai. Andiamo a parlare con Leaf, dato che ci manca solo lui in pratica. Ma perché non puoi saltare qua, porcaccia la miseria? Vabbè, giustamente, però che palle. Dai, 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 Leaf, il costruttore. Con te ho un bel po' da parlare, eh. Vediamo se ci sono qualche indizio qua dentro. Allora, inventario di Leaf: 4 rotoli di tela, 6 barili di pigmento rosso, 7 barili di pigmento blu, 4 barili di pigmento giallo. Se il commerciante franco tratta sul prezzo, altrimenti 2 barili. Soma ha destinato le risorse altrove, di nuovo. Non comprendo i motivi. Sarà una trattativa molto ardua se vogliamo ottenere di più. E l'altro indizio è... Ma non erano due indizi qua dentro? Oppure ho visto male? Buongiorno, come va? No, evidentemente... Beh, intanto c'è una cosa lì da prendere. Vediamo se riesco. No, così no, eh. Facciamo così, tipo. Eivor, buttati. Bravo. C'è una porta qua? No, come cazzo si arriva allora? Come si arriva qua dentro? Ehi, 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 ehi. Ha! Bene. Come rubare in casa degli altri, eh? E non sentirsi in colpa. Allora. Vediamo. Ehi, vorrei l'aria di chi non ha più il vento in poppa. Che succede? Allora, vorrei farti alcune domande. Hai detto di credere che Soma non sia un buon capo. Dicevi che spesso disapprovi gli ordini di Soma. È vero, ma li seguo. Lo devo al mio clan e alla mia Jarl. L'onore di un uomo è frutto delle sue azioni, non delle parole. La tua pittura gialla è stata rubata. La tua pittura gialla è stata rubata prima dell'attacco. Sì, e se creare il pigmento giallo è difficile, pensa a procurarselo. Ero furioso per quel furto. Ho trovato un secchio di pittura vicino al fiume. Davvero? Mi è stato rubato non molto tempo fa. L'ho trovato sulla riva. Era vuoto. Cos'hai provato quando Guthrum ha nominato Soma Jarl di Grantbridge? Se essere un uomo d'onore fosse facile, lo sarebbero tutti. Certo, io volevo quella nomina, ma prima di tutto sono un uomo d'onore. Ho trovato una strana lettera che indica ai sassoni di non attaccare le navi dipinte di giallo.
Non ho mai dipinto una nave di giallo se non per piccoli dettagli. Costa troppo. Non so niente di quella lettera. Cosa stavi facendo durante la notte dell'attacco? Lavoravo nel mio cantiere. All'improvviso ho visto la città bruciare dall'interno. Poi Soma ha ordinato la ritirata. Leaf, qualcuno ha indicato ai Sassoni il tunnel della Casalunga. Dov'eri quando hanno attaccato? Che cosa facevi? Quando la battaglia è iniziata, ero al cantiere a decorare una vela per gli alleati di Grimsby. Senza la mia pittura gialla. Quando Soma ordinò la ritirata, la città era già stata attaccata dall'interno. Io ero ben lontano dal tunnel. Ben lontano. Ben lontano. Si è incazzato, mi sa. Posso esserti utile in altro? Vediamo. Stavo pensando. Torna indietro. Devo andare. Ora devo andare. Cioè, io non posso... Non posso accusarlo lui. Com'è possibile? Boh. Su PC è ottimizzato male. Sicuramente c'è ancora del lavoro da fare. Però mi sa che una patch l'hanno fatta di recente. Per cui... Qualcosina hanno ottenuto, dai. Un po' alla volta, un po' alla volta. Un po' alla volta. Ma che cazzo ne so io di come si fa a trovare il coso qua? Cos'è sta roba? Vediamo. No! Ah, ok, si era quasi buggato. Beh, tu Dinuson cos'hai? Una 1050, vero? O 1050 Ti? No, cos'è? Non mi ricordo. Come cazzo si scavalca qua? Porcaccia la pupazza. Cosa abbiamo qua? Ah, una persona che dorme, vabbè. Le prendiamo, un po' di argento. Perfetto. Riusciamo a scavalcare da qua per caso? Ah, una 1650. Beh, i requisiti consigliati li superi. Ok, ma... I requisiti consigliati c'è scritto che girano a 60 fps oppure a 30 fps? Perché se ti gira a 30 fps per loro va già più che bene, consigliati, capito? Non so se ci siano gli FPS consigliati, tra virgolette. Ma i requisiti per computer sono sempre delle gran cazzate, perché non sono mai molto, come si può dire, veritieri. Cavallino a forma di lupo, però. Bene. Grandissimo, vediamo cosa abbiamo qua. Forse c'è l'indizio. Oh, che bello nuotare. Soldi ben spesi, soldi ben spesi. Ti prego, cerco un'alleanza per fortificare il regno. No, mi sa che non c'entra mica niente con questa quest qua. È il tuo regno, hai detto. È un pazzo questo. Ebbene sì, Norsex. Ed io sono il primo dei suoi regnanti, Egvald. E come tale, cerco un'alleanza per consolidare la mia forza. Un regno? Quest'isola? Sì, da riva a riva. I miei fratelli ed io giungemmo su questa terra inesplorata mesi fa e la trovammo alla nostra altezza. Sfortunatamente, i miei fratelli annegarono in una tempesta insieme alle nostre ricchezze. Tra di esse c'era un bracciale. Ti offro quel bracciale in cambio di un'alleanza con me. Trovalo nel relitto e potrai dire di avere un re per amico. Un bracciale può scaldare il cuore più del sangue. Se riuscirò a trovarlo, lo saprai. Quindi abbiamo trovato un imbecille, insomma. Bene, dai. Utile sapersi. Comunque, a 30 fps secondo me non va male questo gioco alla fine. Perché non è un action hack and slash. È un RPG, tra virgolette, per cui non credo vada male. Cronache dei re del Norsex.
Primo della mia gente, giungo dall'antica comunità per assicurare la mia discendenza. Questa terra angelica non si addice ai miei fratelli, usurpatori dell'antico regno del Norsex. Meritano di essere disonorati come lo fui io quando dissero non è lui il re. Ma lo sono, io e nessun altro. Egwald, re del Norsex. Vabbè. Allora, vediamo un attimo. Ma io non capisco però gli indizi del fiume. Boh. Qua addirittura c'è la trama della storia. Ma perché? Ma vuoi vedere che l'ho già trovato il bracciale? Magari no, eh. Che confusione. Prova il bracciale nel relitto e potrai dire di avere un re per amico. Ah, è questo il relitto. Ah, convinto che fosse chissà dove, dai. È chiaramente questo qua, allora. Vediamo. Ma che cazzo, pensavo saltasse io, ma vaffanculo. Qua dietro forse, vediamo. No, non sono molto convinto in realtà. Ma allora, è questo il relitto, porca vacca, oppure no? Nel dubbio. Ma qua non si capisce niente. Magari mi devo... Esatto. Ah, eccolo. Bracciale prezioso. Ah, ma c'è veramente. Che figata. Degno di un giuramento. E si addice al re. No, impossibile che la tua scheda video non sia tra i consigliati. Perché la tua scheda video è meglio di una PS4. E se gira su PS4, Cyberpunk non può non girare sulla tua, eh. Fai conto che la PS4 l'equivalente è una 1050. Sei sicuro che la mia 1650 non sia tra i raccomandati minimi? Mi pare strano, eh. Ho trovato il bracciale tra i resti della tua nave. Per gli dèi! Non riesco a credere a ciò che sento e vedo. Ti dichiaro un alleato del regno di Norsex. Gliel'ho fatta vedere. Sarò il vostro primo alleato. È un onore poter forgiare un'alleanza con te, re Egwald di Norsex. Lunga vita al tuo regno. Grazie. Come tu sei legato a me, io sono legato a te. Se mai possiederò un'armata, sarà a tua disposizione. Che culo. Che culo. Il signor di Norsex. Ma che cazzo è sta caffonata qua? Beh, 1200 punti esperienza schifo non mi fanno. Però è una caffonata. E comunque, boh. Scafo abbandonato, vediamo. Scalo abbandonato, che cazzo ho letto? Cos'è sta cosa? Boh. Picco nero. Qua cosa abbiamo? Una foto, chi se ne frega. Ma perché è crashato, cazzo? Ma porcaccia la pupazza. Ma dai. Io spero avesse salvato, eh. Ah, bene ragazzi, e in questa fine decisamente improvvisa io direi che chiudo la live e a presto. A prestissimo in realtà, perché vado avanti con Yakuza.